Due persone sono state denunciate per ricettazione in un'operazione congiunta della Polizia Ferroviaria e del Corpo Forestale dello Stato di Sulmona. Si tratta di MR di 60 anni e VR 30 anni di Sulmona, rispettivamente padre e figlio, sorpresi in possesso di 3 quintali di rame. I due ieri stavano cercando di vendere rame ad un noto autodemolitore della zona, senza però motivare la provenienza. Il titolare, infatti, prima di procedere all'acquisto, aveva chiesto la documentazione necessaria per capire da dove provenisse il materiale. Dietro questa richiesta, i due si erano allontanati dall'officina lasciando il rame per andare a prendere i documenti, avevano detto. Tornati sul posto, hanno però trovato gli agenti e sono stati denunciati per ricettazione. Le indagini vanno avanti per accertare anche l'eventuale responsabilità del furto. Andrà però prima stabilita la provenienza del materiale. Il rame, del valore complessivo di 9.000 euro, è stato sequestrato dagli agenti della forestale, coordinati dall'ispettore superiore Antonio Matangelo e dalla Polfer, diretta dal sostituto commissario Antonella Stringini. Tutto il materiale è stato poi portato nel posto di polizia ferroviaria. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli sul territorio per prevenire il fenomeno dei furti di rame, che ha fatto registrare negli ultimi anni una costante crescita.